merito del sindaco Scopellite è notevole e ora spiego perché. Perché con grande tempestività ha avviato un percorso con le associazioni di categoria. E oggi la notizia è questa, a me pare, che le associazioni di categoria regine compiono un grande salto di qualità, sottoscrivendo un documento nel quale si impegnano a sospendere dalla propria associazione i colleghi che non collaborano con le forze dell'ordine. Questo è il grande fatto di rottura. Vedete che non è una cosa semplice, perché ve lo dice un ex commerciante, perché tra di noi nel nostro mondo, giustamente anche, abbiamo sempre avuto un atteggiamento di comprensione, di giustificazione per chi pagava. Capite qual è il punto? Adesso uno può avere la comprensione, ma comunque il comportamento di chi paga lo si giudica negativamente, al punto da determinare l'allontanamento dall'associazione. E lo si giudica negativamente per due ragioni. Primo, perché chi paga oggi rispetto a 20 anni fa, quando non veramente 20 anni fa non vi erano alternative. Ai tempi del libero grasse era difficile avere alternative, così ai tempi della mia associazione a Capo Orlando era difficile avere alternative. Oggi alternative se ne hanno tante, quindi chi paga, nonostante le alternative che potrebbe avere, contribuisce a rafforzare il potere della mafia. Secondo, rende più difficile la vita a quegli operatori economici che decidono di lavorare senza pagare. Terzo, determina un'alterazione del sistema economico.